Allora, oggi il Ministero dell'Economia e delle Finanze, insieme alla Zecca dello Stato, presentano ciò che è la collezione numismatica 2021, ovvero tutte le monete da collezione che saranno emesse nel corso del 2021 a celebrare l'Italia e tutte le sue miti e leggende. La collezione consta di 15 emissioni. Le particolarità sono molte quest'anno, come negli ultimi anni. In primis, abbiamo voluto celebrare e dedicare una moneta da 2 euro alle professioni sanitarie, anche un po' per ricordare e per ringraziare tutto ciò che sta facendo il corpo sanitario nell'emergenza Covid, una moneta dedicata all'eccellenza italiana della Nutella, quindi uno dei marchi italiani più famosi del mondo, cui si abbinano e si associano degli elementi innovativi e delle nuove tecnologie. Basti citare ad esempio l'utilizzo del rame a rievocare il gettone telefonico nella moneta dedicata al telefono, oppure una moneta in argento rodiato, quindi per la prima volta realizzata in Italia, che dedica e celebra i 100 anni della Federazione Italiana Pallacanestro. Allora, siamo all'interno del blocco valori della Zecca di Stato e ci stiamo avvicinando alla produzione monetaria speciale. Andiamo. Ci troviamo adesso all'interno dello studio di incisione, ovvero la parte di disegnazione, cioè da dove inizia a nascere una moneta. Come nasce una moneta, l'idea di una moneta? La proposta per le idee viene decisa dall'Istituto insieme alla Commissione Artistica, che sceglie tra alcuni bozzetti. Una volta deciso quello definitivo, in questo caso l'orso polare per la serie degli animali in estinzione, si fa un gesto negativo, successivamente il positivo. E questo gesto viene scansionato con una macchina che legge tramite il sistema laser e diventa un file informatico. Passa ad un'altra macchina che praticamente incide un blocchetto di metallo che diventerà il punzone originale, che genera poi gli altri, la matrice. Adesso sto ritoccando una matrice, un conio matrice, che servirà poi per la produzione del punzone riproduttore, che andrà poi a fare i coni del rovescio della moneta di Su Grazia Deledda. Vi faccio vedere il reparto della tampografica, che è il reparto in cui noi, dove noi coloriamo le monete. Prima il primer bianco e poi dal colore. Allora, qua siamo al confezionamento speciale, ovvero è l'ultima fase della produzione delle monete. Si prendono appunto 2 fogli plastificati, all'interno viene messo un foglio rappresentante, in questo caso cortina da un pezzo, viene posizionata poi al di sotto della fustella per poi essere saldata. Il procedimento viene fatto interamente a mano per salvaguardare comunque tutta la moneta, essendo una produzione più d'élite. Questo è il prototipo dell'orso polare, le 2 euro commemorative e i servizi sanitari, così come Roma Capitale, la moneta del telefono, la moneta rodiata della pallacanestro, Dante nella versione fior di conio colorata, il trittico di Nutella, la moneta iconica 999 in finitura reverse proof, Caravaggio oro 900, così come Dante oro 900. La micromoneta, sempre oro 900, Cortina, Caravaggio Proof e le 2 monete in vile enogastronomiche.